canzone, insieme a se vola, indora lucamo forza fragola, sento sta canzone, che metta passione, forza rosso blu, non sarai mai sola, canta sta canzone, insieme a se vola, indora lucamo forza fragola. Wow, wow, forza fragola. Wow, wow, non sarai mai sola. Wow, wow, forza fragola. Rosso blu, rosso blu, rosso blu. Wow, non sarai mai sola. Buonasera, buonasera amici tifosi della Fragolese, appassionati di calcio, buonasera e benvenuti all'undicesima puntata di A Fragola Le, il programma che vi parla della Fragolese a 360 gradi. Bene, è finito il campionato, sono terminate le partite della stagione regolare, adesso ci prepariamo per questi playoff. La Fragolese ha chiuso il campionato con una vittoria sul campo della Maddalonese per 3-0, tra i protagonisti dell'ultima gara di campionato vinta dalla Fragolese c'è il nostro ospite di questa sera, Antonio Cardore. Ciao Antonio. Buonasera Vincenzo, buonasera Dario e buonasera a tutti i tifosi rossoblu in ascolto. Antonio, partiamo proprio dalla partita di sabato, una vittoria importante, una vittoria che dà morale al gruppo in vista dei playoff. Noi volevamo vincere perché c'erano ancora le possibilità di magari andare a più 10 sulla terza, questo non è successo, però abbiamo fatto un'ottima gara per noi, quindi ora prepariamo al meglio questi playoff che ci aspettano. Questi playoff che vedono la Fragolese impegnata già in finale, finale che si giocherà, finale regionale ovviamente, che si giocherà sabato 5 maggio allo Stadio Moccia alle ore 16 contro la vincente tra la semifinale di sabato, questo sabato, tra Puteolana e Casoria. A tal proposito c'è già una domanda del nostro fedelissimo Ivan Castaldo che ti chiede, Antonio, preferisci incontrare Casoria o Puteolana? Dal mio punto di vista la Puteolana secondo me c'ha un pizzico di qualità in più in rosa rispetto al Casoria, però noi non temiamo nessuno, infatti qualunque squadra perderà in finale contro di noi, penso che noi ce la metteremo tutta. Ci stiamo preparando questa settimana fisicamente e mentalmente al meglio e dalla prossima iniziamo a preparare anche la sfida sotto il punto di vista tattico per battere l'avversario. Avresti preferito giocare subito oppure questa sosta, questa settimana di sosta è utile alla squadra per recuperare un po' di energie? Avrei preferito direttamente andare alle fasi nazionali, non giocare nemmeno la prossima settimana, però va bene così, credo molto nel destino, quindi penso sia giusto così, lo affronteremo in modo più caparbio possibile. Anche se è un po' brutta l'attesa, diciamo la verità, attesa di una partita così importante, aspettare 2 settimane per una partita così importante. Sì, infatti non vediamo l'ora, infatti sì, però dai, riposiamoci un po', poi vediamo come andranno le cose. Continuiamo con la domanda di Antonio, anzi scusa, Ivan Castaldo, che ti scrive: Antonio, sei un grande, queste ultime partite stai dando il massimo e si vede che ci tieni a questa maglia, noi vogliamo gente che lotta come stai facendo tu, continua così che ti toglierai e ci toglieremo grandi soddisfazioni insieme. Ringrazio Ivan prima di tutto per le belle parole che ha speso per me e poi io sì, la mia fede calcistica è quella di magari sudare la maglia sempre, è quella di mettercela sempre a tutta come fanno anche i miei amici, i miei compagni di squadra. Tu questo vai continua. È quello che secondo me ci ha contraddistinto fino ad ora. Tu hai iniziato la stagione con la maglia della Marignanese, quindi nel girone di andata hai affrontato la Fragolese. Che squadra ti è sembrata quando hai dovuto affrontarla da avversario? Mi ha dato un'impressione di una squadra con molta esperienza, molta qualità indubbiamente, soprattutto in attacco. E poi mi hanno impressionato
i miei compagni di reparto, perché non me l'aspettavo, anche allenandomi insieme a loro così forti. Tu sei un centrocampista, nasci mezzala, ti abbiamo visto anche giocare al centro da regista. Qual è il ruolo che più ti piace ricoprire? Salutiamo Giovanni Carfora che ci è venuto a trovare, sarà ospite prossimamente con Aniello Vitiello, esatto. Salutiamo anche Giovanni Ruscio. Secondo me, per le mie caratteristiche, secondo me io sono un centrocampista più da regista davanti alla difesa, poi posso adattarmi anche mezzala. Ti abbiamo anche visto calciare le punizioni, almeno in amichevole, contro il Villa Literno hai segnato proprio su punizione, può essere anche un'arma in più per la Fragolese. Se Tommaso Manzo non gioca, sì. Tanto salutiamo anche Antonio Del Sorbo, ti sono venuti a sentire i tuoi compagni, sei contento Antonio? Hanno qualche domanda? Se avete qualche domanda, ragazzi, siamo qui pronti a rispondere alle vostre curiosità. Intanto continuiamo con le domande dei tifosi con Giuseppe Auricchio, che vuole sapere come ti sei ambientato da Fragola. Subito benissimo, grazie a loro. Non era facile sicuramente, perché sapevo di approdare in uno spogliatoio importante dove magari molta gente giustamente non mi conosceva, e con molta umiltà mi hanno dato una grande mano ad inserirmi in questo gruppo fantastico. Continua Giuseppe Auricchio, visto le ultime due presenze, come ti senti in vista dei playoff? Carico, molto voglioso. E niente, come detto prima, stiamo preparando questi playoff nella maniera più caparbia possibile e speriamo di dare una gioia ai nostri tifosi. Fino a questo momento tu sei arrivato a dicembre, sei stato tesserato dalla 15ª giornata, quindi dall'ultima giornata del girone d'andata. Finora sei sceso in campo 9 volte, hai giocato 344 minuti, una volta sei stato in panchina per tutta la partita, 7 volte subentrato, quindi una presenza da titolare. Diciamo che pian piano è cresciuto il tuo minutaggio. Sì, ho avuto molte difficoltà all'inizio. Molte panchine, molte tribune, poi il mister mi ha dato l'occasione di entrare in campo. Io penso che non ho mai mollato e mi sono sempre fatto trovare pronto, penso, per la causa, e questa per me è stata una soddisfazione, giocare le ultime due partite da titolare. Edoardo Milano ci scrive: non ti conoscevo come calciatore, ma sabato scorso, come tutte le volte che hai giocato, hai fatto una grande partita, complimenti. Ringrazio anche lui per le belle parole spese. E intanto ci scrive anche sulla chat di Spreaker Emanuele, che ci scrive da Milano, che saluta, ti saluta. Salutiamo da Fragola, qui c'è il sole. Ah, da Fragola c'è il sole. Emanuele, a Milano com'è il tempo? Facci sapere, magari scrivici qualche domanda per il nostro ospite. Andiamo ancora ad analizzare questo girone di eccellenza. Ormai è terminato il campionato, si sono disputate le 30 giornate. Che campionato hai visto? La squadra con la quale ha iniziato il campionato, la Marignanese, retrocessa direttamente. Che campionato ti è sembrato rispetto anche a quelli degli anni scorsi? Quest'anno, da molti addetti ai lavori la considerano una sorta di serie D2, tu sei d'accordo? Per le piazze che ci sono sicuramente sì, però quest'anno abbiamo avuto la sfortuna di avere il nostro giro nel Savoia, dove ha fatto qualcosa più dell'ordinario secondo me. Quindi era molto difficile, è stato molto difficile magari seguire il loro passo, perché noi abbiamo perso solo una partita in campionato e nonostante ciò siamo arrivati quasi 10 punti dietro, quindi non ci possiamo recriminare niente. La prima strada per andare in Serie D è saltata, ora affrontiamo quella dei playoff.
Eh sì, i playoff sono sempre molto difficili da disputare, però quando magari quando si arriva nella fase nazionale si inizia già a respirare l'aria della Serie D con trasferte fuori regione. Io credo che magari con un mese in più di lavoro magari le soddisfazioni forse vengono raddoppiate, perché sicuramente andremo ad affrontare squadre dove non conosciamo, dove andremo a affrontare magari squadre siciliane, pugliesi, che sono ben attrezzate, quindi cercheremo di mettercela tutta per arrivare in Serie D. Infatti questo weekend inizieranno anche i playoff nelle altre regioni, in particolare in Sicilia l'eventuale vincente dei playoff regionali del girone A di Eccellenza andranno a giocare contro la vincente dei playoff del girone B dell'Eccellenza siciliana. Ovviamente tutti i discorsi verranno rimandati a dopo il 5 maggio, perché bisogna prima pensare a questa finale regionale, che sarà una partita importantissima. Continuiamo con le domande dei tifosi, vediamo un po' chi ci scrive. Nicola Bossa che scrive: ciao Antonio, ti chiedo, le ultime gare hai giocato nel tuo vero ruolo? Io ho giocato la penultima con la Sessana in casa da regista, diciamo da centrocampista basso davanti alla difesa, dove mi sono presentato qui come il mio vero ruolo. Poi il mister mi ha utilizzato mezzala nell'ultima partita contro la Maddalonese, ma come ho detto già prima, è un ruolo dove posso ricoprire e posso adattarmi bene nel nostro centrocampo a tre. Poi continua Nicola, che vuole sapere, per le tue caratteristiche ti esprimi meglio in un centrocampo a 3 o a 4? A 3. Quindi Nicola, la risposta è 3. Poi continua: mi raccomando, niente alibi né scuse, vogliamo la D. Assolutamente no, non ci appartengono a livello di squadra, di gruppo, anche di società. Alibi non ne poniamo, non ci poniamo scuse, quindi andremo avanti con la nostra strada. Fragola è una piazza molto passionale, molto esigente, con una tifoseria che sostiene dall'inizio alla fine delle partite. Esaltano i giocatori, secondo me, queste piazze, quindi abbiamo giocatori importanti dove appunto in queste piazze danno il meglio di sé. Una domanda che voglio farti io: cosa ti ha convinto ad accettare la proposta della Fragolese? Mi ha convinto, allora, ringrazio prima di tutto, non ho mai fatto fino ad ora, il direttore Stiletti, che mi ha portato qui, lui mi ha cercato fortemente. La cosa che mi ha convinto è stato magari il vincere qualcosa in una squadra importante e magari anche confrontarmi con gente che magari in altre società d'eccellenza non potevo, quindi con giocatori importanti mi volevo mettere alla prova. Questo mi ha convinto. Ci scrive un nostro fedelissimo radioascoltatore che si chiama Giovanni Ruscio, lo conosci? No. No, cerco su Google. Mi ricorda qualcosa questo nome, però. Vabbè, innanzitutto vorrei dire che Antonio Cardore, detto Ricciulil, ti chiamano Ricciulil all'interno dello spogliatoio, è il prototipo di giocatore che io vorrei sempre all'interno di una squadra: rispettoso, educato, lavoratore, sempre positivo per il gruppo. Vorrei chiedere ad Antonio come sta vivendo questi giorni di preparazione ai playoff e se dovesse essere chiamato in cabina di regia, se si sente pronto. Ciao belli, ciao Carfora. Mi unisco al saluto. Ciao Carfora. Ringrazio Giovanni per questi complimenti che mi ha fatto. Detto da lui valgono doppio, non lo dico perché sta qui presente, ma perché la sua esperienza parla per lui. E poi certo che sono pronto, tutti vorremmo giocare questi tipi di partite, quindi ci stiamo preparando ai playoff in maniera serena, con la giusta concentrazione, col giusto sorriso, e sicuramente arriveremo con la carica giusta a sabato prossimo. Eh sì, ancora poco più di una settimana di attesa per voi, intanto saluto gli amici
che sono venuti a trovarci, ragazzi, fate piano, mi raccomando. Carfora, li affido a te, mi raccomando. Quindi una settimana, proprio più di una settimana ancora di attesa per tutti noi dello staff, per i giocatori e anche per i tifosi. I tifosi ovviamente non vedono l'ora che arrivi questa partita. E abbiamo ancora domande. Io vorrei far intervenire anche nostro Dario Algamaci. A questo punto devi sapere che Dario ogni volta cerca di scroccare una cena ad ogni nostro ospite facendo le sue classiche scommesse, quindi la parola a Dario. Buonasera a tutti, buonasera a tutto il popolo rossoblu in ascolto, buonasera a te Vincenzo e a te Antonio. Allora, niente scommesse, vabbè, no, diciamo che si avvicina l'estate, quindi non possiamo più cenare e fare queste abbuffate come facevamo con Giovanni Ruscio, quindi l'aperitivo. Aperitivo, bravissimo. No, facciamo una sorta di scommessa se dovessimo andare in Serie D. Allora, c'è Nicola Spesce che disse che se fossimo andati in Serie D si rasava i capelli a zero. Tu che sei geloso e fedele ai tuoi ricci, riusciresti a rasarti a zero i capelli qualora andassimo in Serie D? Anche la barba. Allora, barba, quindi a zero, quindi barba e capelli a zero di Antonio Cardore in diretta, ragazzi. Allora, se andiamo in Serie D, barba e capelli a zero, giusto? Sì. Ok, allora siamo riusciti a scroccare questa promessa, dai, diciamo così. Dario, però voglio sapere da te, tu cosa saresti disposto a fare in caso di promozione in Serie D? Non lo so, qualsiasi cosa, purché comunque si vada in Serie D per questa gente che merita sul serio e per questa società che comunque ha permesso tutto ciò finora positivamente, quindi non so, lo diremo nelle ultime puntate, ci penserò un po' su e vediamo un pochettino, mi hai colto alla sprovvista, Vincenzo. Saluto a tutti e niente, buona serata a tutti. Noi ovviamente speriamo di ritrovarci la settimana prossima, anzi tra due settimane, perché la settimana prossima faremo una puntata di avvicinamento alla finale regionale, quindi tra due settimane speriamo che non sia l'ultima puntata a questo punto e di poter ovviamente introdurre un'altra partita importantissima di un cammino che ovviamente è ad eliminazione diretta. Forse c'è più gusto ad andare avanti nei playoff e magari vincerli rispetto che vincere un campionato. Come detto prima, secondo me quando il lavoro viene ben fatto, il lavoro paga sempre, secondo me le soddisfazioni sono doppie, anche come nella vita quotidiana. Secondo me, allungando questo mese con i playoff, arriveremo a giugno, perché sono convinto che arriveremo a giugno in finale, dove ce la giocheremo e la vinceremo, le soddisfazioni saranno raddoppiate. Eh sì, speriamo queste settimane di attesa, come hai detto prima, sono un po' anche un po' pesanti, però noi siamo qui, aspettiamo, ovviamente voi vi allenate con il massimo impegno per arrivare pronti a questa finale regionale. Voglio chiederti una cosa, ora mettiamo caso o Puteolana o Casoria, chi giocatore toglieresti ad una o all'altra squadra in vista di questa finale? Ad esempio alla Puteolana chi toglieresti qualora dovesse affrontare la Fragolese? A Puteolana toglierei Pasquale Carotenuto, perché magari ti può inventare la giocata da un momento all'altro, può risolverti la partita magari con una punizione, con un calcio piazzato, e togliere lui per la Puteolana. Casoria? Invece per il Casoria toglierei, non toglierei un singolo, ma toglierei la forza di squadra, che secondo me forse o ce l'hanno di loro oppure il loro allenatore l'ha trasmesso, però secondo me loro hanno fatto anche loro qualcosa più dell'ordinario rispetto a magari alle aspettative di inizio stagione, quindi per arrivare fino in fondo ci vogliono valori. Loro secondo me hanno questo valore, questa loro unione, è quella da chiedere. Eh sì, sono perfettamente d'accordo con te. Io ho visto il Casoria parecchie volte quest'anno e mi ha sempre fatto
un'ottima impressione, anche quando non è riuscito ad ottenere i tre punti in qualche occasione che sono stato lì al San Mauro, e anche contro la Fragolese sia all'andata che al ritorno. Forse è una delle squadre che ha messo più in difficoltà la Fragolese, che sono squadre ostiche dove magari ti fanno giocare male, non giocano benissimo un calcio a livello qualitativo in modo eccelso, però ci mettono l'anima, ci mettono tanta tenacia, e questa è una virtù. Però noi sappiamo contrastare anche questo. E secondo te, almeno nel girone di ritorno, qual è la squadra che più vi ha messo in difficoltà tra tutte le squadre di questo girone? Forse il Giugliano non merita la classifica che ha. Per il girone di ritorno dove ha cambiato tanti uomini, anche se ricordo che la Fragolese il girone di ritorno non ha perso una partita, quindi in modo netto non siamo andati in difficoltà mai. Però forse quei 10 minuti iniziali contro il Giugliano ci hanno fatto capire che magari loro potevano ambire a qualcosa in più rispetto alla salvezza tranquilla che hanno raggiunto. Eh sì, Giugliano che è partito in ritardo, ha cambiato 3 volte guida tecnica, c'è stata una rivoluzione a dicembre, sicuramente per la squadra, anche la piazza poteva fare qualcosa in più, potrebbe essere tra le protagoniste l'anno prossimo in Eccellenza, dove non spera di stare la Fragolese ovviamente l'anno prossimo. Quindi Giugliano sicuramente è stata forse una mezza delusione, possiamo dirlo. Sì. Con tutte le difficoltà che hanno avuto, ovviamente. Sì, perché finire ai ribassi della classifica, magari salvandosi solo nelle ultime 3-4 giornate di campionato, sì, è stato un fallimento. Con i giocatori che avevano le qualità, sicuramente sì. Perfetto. Adesso quest'ultimo scorcio di trasmissione. Vorrei un po' soffermarmi su quella che è stata la tua carriera fino a questo momento. Tu sei del 93, se non vado errato, quindi sei ancora giovanissimo. Tu come hai iniziato? Con quale squadra hai iniziato a tirare i primi calci al pallone? Primi calci, parliamo anni 7-8 anni. Li ho iniziati a Bolla, al campo delle Ginestre. Lì ho fatto la scuola calcio. Ho continuato per 4-5 anni, poi all'età di 13 anni approdai al Napoli nella prima era della Rentis, dove lì sono rimasto fino agli allievi nazionali, e da lì sono andato al Sorrento, ho fatto allievi nazionali e berretti a Sorrento, e poi sono andato in prestito, e da qui ho iniziato la mia carriera calcistica tra i grandi, diciamo, a Pomigliano in Serie D, dove ero under. Da Pomigliano l'anno dopo andai a Matera, sempre in Serie D, e poi arrivò l'occasione della Serie C, approdai a Melfi in C2, dove riuscimmo a conquistare la C1. Quell'anno era l'ultimo anno della C2, sì. Dovevamo entrare nei primi 9 posti e ci riuscimmo, e poi l'anno dopo andai ad Aversa in C. Però da lì poi è stata una debacle. Come mai? Come mai? Perché praticamente Non è facile ovviamente sfondare nel professionismo, nel calcio ovviamente. Si dice uno su mille ce la fa. Sì, è vero. Infatti non è stato facile. Anche io vedevo questa difficoltà, perché io ho incontrato molte difficoltà nel professionismo. Non sono riuscito poi a trovare squadra in Serie D subito, e andai a Marigliano in Eccellenza l'anno dopo. 2 anni in Eccellenza a Marigliano, dove conquistammo la salvezza, e poi quest'anno purtroppo loro sono retrocessi, e quest'anno sono approdato a dicembre ad Afragola. È stata una carriera, diciamo, dall'alto verso il basso.
Però dai, si può sempre risalire dal basso, e anche a Fragola può essere un'ottima opportunità per risalire. Assolutamente sì. Secondo me a Fragola, dove magari nei fine settimana, la domenica, molti direttori di altre categorie, molti allenatori si interessano molto dei giocatori importanti che ha la Fragolese, e magari, perché no, qualcuno veda magari come gioco. Certo, anche perché ti stai comunque ritagliando il tuo spazio, soprattutto in queste ultime partite, e quindi a mio avviso c'hai tutte le qualità per poter risalire, per poter fare un'ottima carriera. E poi sei ancora giovane, dai, diciamo la verità, non sei un under, credo, però sei ancora giovane, e questo è l'importante. Perfetto, siamo quasi in chiusura. Noi ci risentiremo ovviamente la settimana prossima, sempre giovedì prossimo, con una nuova puntata e nuovi ospiti, e parleremo della finale regionale. Ovviamente giovedì prossimo sapremo chi sarà la squadra che la Fragolese affronterà in finale con nuovi ospiti. E quindi io ringrazio Antonio Cardore per essere stato qui con noi questa sera. Grazie a voi, a Vincenzo e a Dario. Ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltato, e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre giovedì alle ore 17. Ciao. Canta sta canzone insieme a Savola, indora Lucamo forza Fragola. Sente sta canzone che metta passione, forza rosso blu non sarai mai sola. Canta sta canzone insieme a Savola, indora Lucamo forza Fragola. Wow, 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 forza Fragola.